all'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione. Scrivendo io volevo la rivincita. Vincere su questa colpevolezza. Secondo me ci tiene d'occhio, no? E ci guarda anche un po' da sopra, che dici? Va bene, resta per te, è il tuo Ennio comunque, no? Senza Beh senso. Sì, per me è stato come raccontare una figura importante della storia della musica, ma in filigrana è stato come raccontare anche un grande amico. Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema. C'è la bellezza della musica, ma c'è anche l'umanità profonda di Morricone. Beh, è un film su Ennio musicista, però è anche un film su Ennio. E quindi c'è tutta la sua umanità, tutta la sua simpatia, la sua semplicità soprattutto. Perché Ennio era un uomo semplicissimo, però era un genio, senza rendersene conto. Questo era il segreto del suo successo, essere genio senza saperlo, in qualche maniera. Oppure lo sapeva, ma non si è mai montato la testa, no? Perché... Quello sicuro. È un piccolo idea, I have a little idea. Para pa pa pam. Ta ti ta 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 ti ta tam. I could feel my hair doing this, because I saw the film in the music. Non ha mai inseguito il successo, non se n'è mai curato, anzi si sorprendeva di quanto il pubblico lo acclamasse in giro per il mondo. Però lui è sempre stato concentrato sulla musica, ecco. Ogni volta che doveva scrivere qualcosa, sia che si trattasse di un brano importante, sia che si trattasse di una musichetta umile, semplicissima, il suo atteggiamento era sempre quello di un musicista che chiamato a scrivere la musica decisiva della sua vita. Bronzatissima. Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Ha fatto cose anche diversissime, perché ha fatto da Bronzatissima a Sergio Leone, al tuo cinema, no? E ognuna con un'identità, no? Sì, sì, lui ha fatto tantissimo, ha lavorato 70 anni, forse anche più, credo di più. E ha fatto tutto quello che era possibile fare. Dagli arrangiamenti per le canzoni popolari dei cantanti di successo degli anni 60, degli anni 50, gli arrangiamenti per le orchestrine, per i programmi radiofonici degli anni 50, ha suonato la tromba nelle orchestre del varietà, ha fatto film per centinaia di registi, ha composto più di 100 opere di musica assoluta, quindi di musica classica. Ha fatto tutto e non c'è niente che lui non abbia fatto con l'impegno totale. Lo stupore della notte spalancata. Una delle prime idee mi venne in mente mentre andavo a pagare il gas era la canzone Se telefonando che mi aveva chiesto Mina, e lì ho sperimentato per la prima volta i tre suoni, erano tre, e in un tempo di quattro quarti l'accento tonico non capita mai sullo stesso suono. Fu una scoperta molto importante per la musica tonale, perché diventava implicitamente anche più orecchiabile. Tendoti così certa che non saprì ti riverrei. Vedi un'altra nota. Ta, ta,
ta, le tre note, to, 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 capita sempre qua, passo diverso di battuta. Dalla sinfonia alla, alla sigla per un prodotto commerciale, tutto poteva essere occasione per sperimentare qualcosa di straordinario. E questo infatti si vede, tant'è vero che sono musiche, colonne sonore, brani che ci commuovono o comunque ci stupiscono. Il leone disse: io quel flauto di Pan lo vorrei a tappeto sul film. Morricone disse: non si può mettere il flauto di Pan su tutto. Was very new at the time and still today. Senti, me la spieghi questa cosa che lui cantava, perché si vede molto bene, cioè il coyote lo faceva lui, no? Io non lo so fare, ma faceva così, no? Poi, com'era sta cosa che a te te l'ha fatta? No? Gli veniva istintivo, non lo faceva solo con me. Forse con me lo ha fatto più frequentemente, però era proprio una sua cifra. Il musicista ha la difficoltà di farsi capire dagli altri, perché, come diceva Ennio, la musica, anche se tu la scrivi, non esiste. Perché esista ci vuole un'orchestra che la esegua, e non basta neanche quello, ci vuole un pubblico che la ascolti. Allora, quando lui ti parlava di un'idea musicale, non poteva comunicartela. Allora la canticchiava. Ah. E faceva tutto, faceva l'urlo del coyote, come lui poi l'ha utilizzato nel film di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo. O ti canticchiava il tema di C'era una volta in America, o il tema di Nuovo Cinema Paradiso, o di Indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto, o di Vittime di guerra, o degli Intoccabili. Canticchiava tutto. Io sono fatto di tutto quello che è la musica, che ho studiato. Grande storia d'amore, no? Perché si vede lei sempre lui, no? Proprio... È una grande storia d'amore, perché Maria è stata decisiva nella sua vita. Come dice Caterina Caselli, Maria ha creato attorno a Ennio Morricone un perimetro di difesa che ha consentito al suo genio di essere libero. E quindi forse non ci sarebbe stato Ennio senza sua moglie Maria. Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, il fratellino. Dedico questa musica e questa vittoria all'Oscar a mia moglie Maria. I dedicate this award to my wife Maria, who is there. Io non sono un bravo giudice della musica che scrivo, e questa è la riprova della mia idea, cioè che lui fosse un grande genio non essendone consapevole. Quindi era molto autocritico, talvolta scriveva dei brani meravigliosi che però lui tendeva a sminuire, e quindi qualche volta addirittura lui suggeriva ai registi di scartare dei brani che forse a lui sembravano troppo semplici, troppo vicini al pubblico, e invece ai registi proprio quei temi che lui voleva scattare sembravano straordinari. Allora lui a un certo momento della sua vita ha deciso che i temi, prima di farli ascoltare ai registi, prima li faceva ascoltare alla moglie, alla quale dava diritto di selezione. Allora lei dava dei giudizi, e lui in base ai giudizi della moglie scartava alcune cose, e ai registi faceva ascoltare solo quello che era piaciuto a sua moglie. He opens up the visuals. You hear his music, you know it is Ennio. Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that, and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion.